Benvenuti e bentornati a una nuova puntata di Overtime Sport Hall. Iniziamo la nostra trasmissione, ma prima di iniziare diamo il benvenuto a Giuseppe Capuano che viene a parlarci di basket. Benvenuto. Un saluto a tutti voi e sì, non potevo esimermi dal parlare di palla spicchi. E cominciamo proprio con la palla spicchi, cominciamo con la Serie B. Torna alla vittoria il Basket Scauri, come vediamo dalla nostra grafica, battuto il Patti per 82-52. Allora Giuseppe, finalmente una vittoria ed è anche la prima vittoria in casa. Sì, la prima vittoria, ascolteremo poi dopo le interviste, è la prima vittoria casalinga per Scauri, una vittoria che purtroppo è arrivata senza gli ultras scauresi, una nota un po' dolente di questa giornata, non ne so il motivo dell'assenza, però sta di fatto che qualcuno stamattina su un social network ha scritto vedere un film senza l'adeguata colonna sonora non fa di questo lo stesso film. È vero, perché i tifosi sono parte integrante di quello che è il mondo scaurese e comunque anche loro fanno la loro parte, sono il sesto uomo, abbiamo sempre detto, e sempre lo saranno. Per quanto riguarda la gara contro Patti, potremmo dire che è non pervenuto il Patti, perché praticamente la squadra ospite siciliana praticamente ha lasciato sul terreno 30 punti, ma proprio perché Scauri ha concesso tanto in chiave difensiva, lasciando varchi alla squadra ospite, altrimenti il passivo sarebbe stato molto più pesante. Tu che hai visto la gara da, diciamo, da bordo campo, c'ho la mia posizione in piccionaia. È in crescita questa squadra secondo te? Allora, non si può parlare di crescita tanto quanto non si può parlare di squadra scarsa, perché se sentiremo poi le interviste, Fabio ha detto, qualcuno ha detto che questa squadra è scarsa, qualcuno ci ha detto che no, questa squadra è questa squadra, nel senso che può migliorare un poco, ma non sono né brocchi e né stelle del basket, è una squadra creata, fatta e cucita proprio da coach Fabbri per quello che è l'obiettivo. Lui l'ha sempre detto, non si è mai nascosto, non è una squadra che arriva tra le prime quattro, ma non è tantomeno una squadra che dovrà lottare per salvarsi. È una squadra che farà il suo campionato di Serie B, lo farà dignitosamente, questo si può già dire a tutti i nostri telespettatori, ma è una squadra che non può vincere tutte le domeniche. Poi se mettiamo che il calendario ha messo sulla strada praticamente Palestrina, Luis, il Teramo che in quel momento era stellare, allora un altro paio di maniche. E allora andiamo a vedere il servizio, a sentire le voci dei protagonisti e poi continuiamo la nostra chiacchierata. Sì, onestamente noi abbiamo giocato per vincere, perché dopo tre sconfitte la squadra aveva bisogno di questa vittoria, pure emotivamente, perché durante la settimana si lavora duro per giocare il meglio. Ovviamente dopo una squadra che vuol vincere, si vede, non ci piace perdere. Abbiamo voluto smentire tutta la gente che ci segue, dice una squadra non va, però piano piano si fanno i grandi passi. Ci voleva sì, anche perché abbiamo cominciato a vincere in casa tardi, quindi quando è la prima in casa e la vinci dopo un po' è sempre bello. Dovevamo uscire da un periodo, no, un periodo che veniamo a due sconfitte che ci potevano anche stare, come quella di Valmontone e Palestrina in casa, che all'ultimo ce la siamo giocata, ma purtroppo per qualche episodio non siamo riusciti a portarla alla vittoria. A Roma con la Luz non siamo riusciti a imporre proprio il nostro gioco, quindi non abbiamo portato a casa il risultato. Oggi avevamo un unico obiettivo, dimostrare che comunque noi siamo un gruppo che ci mette l'anima, ci mette il cuore tutta la settimana per arrivare la domenica e riuscire a esprimere al meglio il proprio gioco, sia
offensivamente che difensivamente. Ma dico, con tutta la buona volontà, penso, per quello che ho visto oggi della mia squadra, non penso che c'erano problemi a vincere. Dico, loro poi hanno fatto una partita super, noi siamo rimasti a patti, e poi alla fine il risultato finale si legge perfettamente, 30 punti di scarto che ci stanno tutti. No, ci voleva, era importante che si vincesse, fare due punti oggi ci permette di avere una classifica un po' diversa. Vedete che i risultati Napoli va a vincere a Palestrina, in questo girone che stanno sono tutti molto strano, perché se giochi bene puoi vincere con tutti, se giochi male puoi perdere con chiunque, quindi ogni partita ha una storia a sé, è difficilissimo, non è facile, l'approccio alle partite richiede una grande attenzione a parte dei giocatori, che come sbagli approccio non hai durante il tempo, durante la partita, di poterlo riprendere. Così è successo anche a noi alla Luis, abbiamo avuto un bruttissimo approccio e c'ha un tipo Teramo, quindi non ci permette poi di rientrare con quelle squadre lì, con questo girone è difficilissimo. E allora va detto anche che il girone, come ci confermò poco tempo fa il presidente Di Cola, il girone si è innalzato a livello di qualità, e quindi sicuramente la squadra ha avuto un primo approccio difficile. È un girone sicuramente che si è alzato a livello di qualità, ma se vediamo la classifica che adesso la nostra regia ci manderà, vediamo che tra Napoli, Palestrina e Valmontone, oltre alla Luis, praticamente le prime quattro forze del campionato, che anche qui in classifica si è livellato, perché il Napoli è andato a vincere a Palestrina in questa giornata, le prime quattro sono a 6 punti dallo Scauri, praticamente 3 partite. Sì. Non c'è tutta questa differenza, come la differenza vista ieri palesemente tra Scauri e Patti, che è solo i 2 punti, non è quella. Scauri è una squadra che può avere molti più punti di Patti. C'è stato un inizio di campionato abbastanza burrascoso, non ci sono più le squadre materasso, l'abbiamo detto, anche basti pensare che la Stella Azzurra Viterbo e il Maddaloni, che sono lì a 2 punti, sono a 4 punti dallo Scauri, 2 vittorie consecutive praticamente. Ma siamo lì, le squadre non sono tutte scarse o tutte fortissime. Lo Scauri con 3 risultati utili, vincere domenica per assurdo a Napoli, porterebbe Scauri a ridosso di quella della parte alta, e con Napoli che si ferma a 8 punti, a 12 punti, Scauri a 8, sarebbe vicinissima. Certo. Non è lunghissima la classifica, è una classifica che si risolverà solo dopo dicembre, gennaio, quando le squadre cambiano un po' pelle, si rinforzano o si indeboliscono, ma fino a lì arriveremo quasi tutte compatte. Ricordiamo anche che l'esperienza che abbiamo seguito anche l'anno scorso di coach Fabbri alla Fabiana Formia era una squadra che ha iniziato anche con delle grosse difficoltà e poi è arrivata a giocarsi la finale dei playoff. Ed è una squadra che è entrata nei playoff come ultima classificata, quindi non è da sottovalutare, anche perché il basket è questa alchimia strana. Puoi fare una stagione prima della classe, nessuna sconfitta, tutte vinte, arrivi ai playoff e inciampi una volta, la seconda volta vai fuori. Quindi è meglio entrare da ottava nei playoff, qualcuno dirà di no, però meglio entrare da ottava nei playoff dove sai che non hai alcuna ambizione e magari puoi arrivare in finale, non magari entrare da prima nei playoff e sai che hai solo da perdere. E questa fu un'esperienza vissuta da un'altra squadra del nostro territorio, di cui ne parleremo subito dopo, aver visto prima il prossimo turno della Serie B, lo Scauri, altra gara delicata per i ragazzi coach Fabbri a Napoli contro il Napoli. A Napoli contro l'ex squadra dell'Agropoli, un cuore Napoli che ha cambiato pelle quest'anno, sicuramente c'è una società solida alle spalle, sarà una bellissima partita, sicuramente non mancherà il pubblico scaurese per questa che è un derby quasi per gli scauresi, perché sappiamo la vicinanza e sappiamo anche come si pensa al basket sia a Napoli che a Scauri. Ma ci sono anche partite interessanti come Valmontone-Palestrina, che deciderà sfida la parte quasi stellare, visto. Assolutamente, e chi potrebbe approfittarne potrebbe essere la Luis, che va a incontrare proprio il Patti. È una giornata interessante, non dimentichiamoci che il Cassino è un'altra di quelle squadre che sta inseguendo la parte alta della classifica, andrà contro la Stella Azzurra Viterbo, che è nella ultima posizione del campionato, e il Cassino da quando è tornato nel proprio palazzetto a Cassino è una squadra molto temibile, anche se ha trovato qualche ostacolo di troppo nel corso del campionato. E adesso, passando invece alla Serie C Gold,
proprio era la squadra di cui facevamo menzione prima, che dopo 2 anni di vittorie consecutive ha inciampato proprio nell'ultima gara dei playoff, ed è il Meda Formia di Gianni Di Rocco che ha perso il derby con l'Oasi di Cufra Fondi. Anche questo campionato, il derby è stata una partita a sé stante, 68-59 dimostra che non c'è tanta differenza tra la neopromossa e la neoretrocessa. Fondi è una squadra che ha rinunciato alla Serie B, è vero che ha rifondato, ha cambiato, sì, tutte le attenuanti, però comunque è una squadra fondana che ha disputato altri campionati. È stata sicuramente una bella partita, una cornice di pubblico stupenda, perché da quello che ho potuto vedere gli spalti erano pienissimi e c'è stato un bel seguito. Le due squadre stanno disputando benissimo questo campionato, che adesso, se andiamo a vedere la classifica, ci dice che sono lì nella parte alta. Eccola che arriva la nostra classifica. La Tiber, San Paolo Ostiense a 12, Civitavecchia e Fondi a 10, in coabitazione con Alfa Omega e Metaforme, quindi sono lì livellate verso l'alto. Quindi stesso discorso che vale per la B vale anche per questa C Gold. E vediamo che proprio le prime due squadre, Tiber e San Paolo Ostiense, saranno le prossime avversarie in sequenza proprio del Metaformia. Nell'intervista della scorsa settimana Gianni Di Rocco diceva proprio: dopo queste tre partite potremmo finalmente capire dove possiamo arrivare. Beh, dove andranno sarà sicuramente un successo, perché una neopromossa ha ben figurato fin qui, perché i risultati della classifica parlano chiaro, e una neopromossa che ha 10 punti al momento nella parte alta della classifica non è da sottovalutare, quindi già a questo punto sarei contento se fossi Di Rocco. Non ci sono, credo, velleità di vincere il campionato, almeno non credo che siano questi gli obiettivi per il primo anno, dove di solito quello che il Di Rocco pensiero è quello di consolidarsi per poi puntare più su. Secondo me anche solo 2 punti recuperati in questo triste di gare sarebbe un ottimo risultato, ma uscire con 0 punti non è che riduce le ambizioni di Di Rocco, che può entrare comunque nei playoff da neopromossa. Beh, considerando i playoff sono per loro un traguardo che si sono prefissati, e conoscendo il pensiero di Di Rocco e il suo modo di agire, secondo me raggiungerà. Però lui parla ancora di playout. L'ultima volta che io l'ho sentito parlava di playoff, puntano ad entrare fra le prime 6, sapendo quale martello è Gianni Di Rocco non dubito di pensare che possano arrivare. È alla loro portata, potremmo dire così, che il risultato, se continuano con questi livelli, è alla loro portata. Sicuramente abbiamo visto che anche Civitavecchia, che fino adesso si era ottimamente comportato, ha perso sul campo della Tiber, quindi diciamo che anche nella vetta della classifica non c'è ancora un padrone vero e proprio del campionato. Sicuramente qualcosa uscirà dal prossimo turno, perché è vero che la Tiber ha un incontro abbastanza facile, c'è cioè il derby contro la Lazio, però il Fondi contro Petriana è un bel impegno. Ci sono belle partite, il San Paolo Ostiense che arriva a Formia, non da sottovalutare questo impegno del San Paolo Ostiense. Staremo a vedere, perché nel corso delle prossime giornate la classifica si sgrana. Però sì, anche perché ci sono uno scontro, diciamo, di vertice tra Civitavecchia e Alfa Omega, e Formia e San Paolo Ostiense, quindi il quartetto è diventato una coppia con un altro quartetto che si è formato nella seconda posizione. Adesso vedremo il gioco delle coppie che cosa succederà nel prossimo campionato. Scendendo, prima di scendere alla Serie C Silver, rivediamo un attimo il prossimo turno, così fissiamo quelle che sono le gare, e quindi vedremo che cosa succederà nella prossima giornata, e scendiamo nella Serie C Silver, dove festeggia finalmente il Basket Serapo. La Serapo è un'altra di quelle società che ha bisogno di riflettere e ha bisogno di lavorare, soprattutto in palestra. I nomi non mancano, ci sono. L'ultima giornata ha portato fortuna, 64-68 sul campo della Samma Roma,
che comunque al momento è una squadra che si trovava più su della Serapo, sì. Quindi comunque era una squadra da battere per, la squadra, per i ragazzi di Coach Imparato, ma la Serapo è una squadra che deve ragionare sul proprio modo di pensare la partita. I nomi ci sono, l'ho detto poc'anzi, Nicolai, Violo, Marrocco, non cito gli altri, Moses, sono tutte persone che hanno fatto campionati superiori, lo stesso, cioè ci sono tanti giocatori che hanno modo di far valere la propria qualità tecnica, devono solo imparare a suonare insieme. Esatto, sono, al momento sono tanti ottimi solisti, non sono ancora forse una vera orchestra. E probabilmente quello che manca ancora alla squadra di Coach Imparato forse è un vero leader, cioè qualcuno che sia in grado di prendere la squadra, di mettersi la squadra sulle spalle quando ci sono i momenti di difficoltà. Certo, però i veri leader sono anche pieni di umiltà e quando c'è il momento di fare il lavoro sporco sanno anche fare il lavoro sporco, ma non nel senso cattivo della cosa, anche dire ho sbagliato io, anche sacrificarsi per magari lanciare qualcun altro. È questo che bisogna trovare all'interno del roster gaetano. Sicuramente c'è modo di riprendersi, anche perché la Serapo è stata costruita per ben figurare in questo campionato. Adesso andremo a vedere la classifica, che è tutta da scalare praticamente, ma è una squadra che ha un progetto a lungo termine, quindi non è quest'anno che si dovrà compiere il cammino della Serapo, ma nelle prossime annate. Sicuramente, intanto vediamo la classifica, è una classifica comunque corta, al di là del Frassati che è a 10 punti, il gruppo delle seconde ci sono Velletri e Fonte Roma Eura a 8, Bracciano, Vigna Pia e St. Charles a 6 e poi c'è la SAM e il Basket Serapo e la Latria a 4, quindi insomma una classifica dal secondo posto in giù abbastanza corta. Assolutamente, anche perché il campionato si è ridotto di tanto, ci sono una Serie D che comunque è di poco livello, ma c'è un campionato di promozione che sta salendo di livello e non credo che nei prossimi anni qualcosa cambierà. Proprio nella parte bassa di questi campionati si è già fatto in C1, si è già fatto in B, qualcosa cambierà nella parte bassa, perché proprio nel nostro golfo vediamo tantissime squadre di promozione, ci sono bellissimi derby, tanti giocatori che hanno abbandonato le categorie superiori per motivi di lavori, per scelta, e sono scesi addirittura in promozione, ma sono giocatori che potrebbero fare campionati superiori. Ritornando al discorso del progetto a lungo termine della Serapo, abbiamo visto che i giocatori giovani che si sono inseriti bene e hanno dato anche una bella scossa alla squadra, quindi insomma, il progetto è sicuramente un progetto di crescita per il basket gaetano. Anche perché prendere giocatori da fuori costa, Enrico, costa in premi di preparazione, costa in vitto, alloggio, mantenimento, quindi o te li crei in casa e allora crei i presupposti per salire nei campionati superiori, oppure non serve a nulla fare queste corse. In effetti quello che è importante, diciamo, per le società locali è proprio il discorso del settore giovanile, cioè riportare i ragazzi veramente a quello che è lo sport. Al di là di fare squadre, grandi squadre con grandi nomi che poi magari diventano delle meteore che passano e non riescono a mantenere i loro progetti, riportare magari i ragazzi del territorio proprio sui campi sportivi e fargli avere la possibilità di giocare dei campionati importanti potrebbe essere un progetto molto interessante. È una filosofia, meglio salvarsi con 10 ragazzi del posto che vincere il campionato con 9 di fuori. E andiamo con questa perla del nostro Giuseppe, andiamo a vedere quello che è il prossimo turno della Serie C Silver, con il Basket Serapo impegnato in casa contro il St. Charles e poi via via tutte le altre. Sì, sicuramente fare risultato con il St. Charles significa trovare altri punti che fanno benissimo alla classifica, anche perché riposerà la Latri e quindi potrebbe sgranarsi la parte bassa e salire di qualche posizione, che non fa male. Il Frassati andrà sul campo del Fonte Roma, questo impegno, un bel incontro questo. Dovrà confermarsi la Serapo e forse è arrivato il momento giusto per iniziare a fare questo cammino di confermarsi, anche perché il campionato è abbastanza corto, la parte della regular season, quindi il rischio di rimanere fuori è molto elevato. Sì, il rischio è elevato, ma
l'abbiamo detto prima, non credo che sia uno degli obiettivi della squadra di Coach Imparato arrivare tra le prime due o tre del campionato. Entrare forse nei playoff ci potrebbe essere. E con questa ultima notizia che riguarda la C-Silver, ringraziamo Giuseppe Capuano per la sua presenza preziosissima per la nostra parte di basket e andiamo avanti. Io vi saluto e ci vediamo sui campi di pallacanestro. Apriamo una pagina sulla pallavolo locale e non solo, e abbiamo un gradito ritorno. Massimo Moni, presidente della Federazione di Pallavolo Provinciale. Allora, bentornato. È mio il piacere, buonasera. Parlando di pallavolo, una vittoria e una sconfitta per le squadre del nostro territorio, il Minturno che è uscito sconfitto, il Fondi che invece è riuscito in quel di Roma a battere le avversarie per 3-1. Presidente Moni, com'è la situazione della pallavolo locale? Ma diciamo, in riferimento a quello che dicevi, Minturno e Fondi, il Minturno in Serie B quest'anno, sapevamo, la società sta affrontando un campionato con molti giovani locali, infatti già hanno fatto, già fatto qualche esordio, qualche elemento addirittura dell'Under 18. Non è una squadra sicuramente con grosse pretese, fino adesso ha incontrato in calendario anche squadre di alta classifica, ha fatto una buona prestazione a Pescara dove ha vinto 3-0, che poi oltretutto è il fanalino di coda di questo campionato, e diciamo che insieme alle altre squadre della provincia di Latina, cioè Cisterna e Sabaglia, che stanno nello stesso girone, ci sono, diciamo, qualche problema di classifica c'è, però sono tutte squadre molto giovani, soprattutto il Cisterna che è la seconda squadra della A2 e la stessa politica sia Minturno che Sabaglia, squadre molto giovani che sicuramente a lungo andare faranno valere i propri valori e sono sicuro che poi alla fine riusciranno a spuntare una sofferta a salvezza, che questo già è un grande traguardo perché la squadra è giovane. Per quanto riguarda invece il Fondi in Serie C, ha perso solo una partita, mi sembra che doveva essere lo scontro diretto qualche settimana fa. Il campionato è lungo, il Fondi è ben attrezzato per poter risalire, diciamo, la classifica, ma comunque è una squadra che sicuramente eventualmente potrà dire la sua negli eventuali playoff. E poi sempre nello stesso girone c'è anche Futura Terracina, che non ha avuto fino adesso nessuna battuta di arresto, mi sembra, è prima in classifica e quindi diciamo che questo poi, no? Anche il Terracina, a differenza dell'altra squadra del Terracina, che è nell'altro girone sempre di Serie C, che comunque lì è un po' il discorso come il Minturno, sta affrontando un campionato con molte giovani, quasi la totalità delle ragazze che l'anno scorso facevano la Serie D. Questo utilizzo delle giovani locali è sicuramente un buon punto di partenza per le squadre del nostro territorio, soprattutto per far crescere giovani atleti. Sicuramente, per tanti motivi. Quello per far crescere i giovani atleti e quindi curare il settore giovanile al massimo dell'esperienza. Questo è importante, specialmente in società dove vivono in territori che, no, sponsor e qualche altra situazione un po' più importante è difficile trovare. Quindi la forza deve essere nel settore giovanile e poi se si riesce ad avere una buona base col settore giovanile, quindi portare diverse ragazze a far parte della prima squadra, qualche sacrificio per qualche giocatrice di esperienza si può anche fare e quindi far crescere, diciamo, queste giovani magari all'ombra di qualche giocatore è chiaro importante. Che serve non solo per alzare la qualità della squadra ma soprattutto per far fare esperienza anche alle giovani. La nostra provincia e non soltanto, perché anche la vicina provincia di Frosinone esprimono quest'anno due squadre nel massimo campionato di Serie A, anche se insomma con qualche difficoltà per tutte e due le squadre,
faccio riferimento alla Top Volley Latina e al Sora che militano in Serie A. Sì, il Sora è, diciamo, è una neopromossa. Il Latina ormai ha diversi campionati, partecipa da diversi anni al campionato di Serie A. È vero, la classifica secondo me, soprattutto per il Latina, io la vedo come una classifica bugiarda, nel senso che il Latina ha qualità sia a livello dirigenziale, non per questo neanche il Sora, anzi anche il Sora che ha meritata promozione l'anno scorso, quindi quest'anno è un primo campionato, dovrà fare anche la propria esperienza, ma sicuramente è una squadra attrezzata. Il Latina ha una squadra sicuramente attrezzata per puntare agli eventuali playoff, perché come sappiamo lì le prime otto non c'è retrocessione, le prime otto però andranno a fare i playoff. Ormai è più da qualche anno che il Latina riesce sempre ad arrivare a questo traguardo, qualche volta è arrivata alla semifinale, quindi ha fatto una buona squadra. C'è stato un momento così che forse tra squadra e con il nuovo allenatore Nacci, che poi due settimane fa è andato via. Però è arrivato un allenatore Daniele Bagnoli di grande esperienza, un allenatore che, diciamo, nell'ambito pallavolistico ha vinto tutto, quindi riesce sicuramente, molti ragazzi o molti veterani che giocano a Latina li conosce bene, tra cui Fei, che è la storia della pallavolo italiana, quindi io sono convinto che riuscirà sicuramente a riportare su la squadra del Latina nelle posizioni che merita. Domenica c'è stata una battuta di arresto con il Padova, anche se minima, perché hanno perso 3-2, sì. Un peccato, un po' di amaro in bocca, perché si vinceva 2-1. Diciamo che le squadre del nostro territorio, a partire dalla Serie A fino alle categorie inferiori, forse hanno subito un pochino quello che è la diminuzione dei budget che possono girare attorno alle squadre, quindi c'è anche meno diciamo, supporto economico da parte degli sponsor. Sicuramente, più si va avanti e più, ecco, ci si deve attrezzare nell'ambito delle proprie società, lavorando molto e investendo molto sui settori giovanili. Questo sicuramente ti consente poi a portare avanti ragazzi o ragazze che ti fanno risparmiare, nel senso che non devi andare per forza di cose a raccogliere fuori i grossi, tanti giocatori che fanno parte della squadra. È un problema che sicuramente soffrono tutti gli sport, alcune regioni un po' di meno, ecco, per esempio nella Serie B il Minturno è capitato nel girone pugliese, le squadre sono sempre quelle più attrezzate, dove riescono a fare ad avere ognuna di loro una squadra molto forte, agguerrita, e rispetto alle squadre di altre regioni sicuramente hanno forse qualche possibilità in più sotto l'aspetto economico, perché poi non sono squadre che hanno tanti elementi del settore giovanile. Diciamo che qui sì, in provincia di Latina c'è anche, io non lo chiamerei tanto un problema, perché poi le squadre alla fine debbono far valere la loro esperienza soprattutto nei settori giovanili. Forse negli anni si è un po' sottovalutato il settore giovanile. Ma direi non tutte le squadre, qualche società ha provato a fare passi secondo me più grandi della propria gamba, e quindi questo poi a lungo andare ti si ritorce contro. Però voglio dire, alla fine se si lavora bene, ripeto ancora fortemente, perché questa è la politica che io voglio anche esprimere come presidente del comitato territoriale, non più provinciale, ora siamo comitato territoriale, lavorare bene con i settori giovanili è la cosa forse più importante, ma non solo per i risultati, perché poi a lungo andare arriveranno, ma proprio per la crescita dei nostri ragazzi. Nota dolente della nostra zona, e ne parlammo già in un'intervista precedente nella scorsa stagione di Overtime, le strutture sportive. Terracina quest'anno ha dovuto rinunciare al campionato di B1 proprio per la difficoltà di dover giocare fuori dal Palacarucci. Sì, questo è un problema che insomma sentono un po' tutte le società. Non solo c'è il problema della struttura, dove no, problemi di agibilità e quant'altro, che comunque con la volontà specifica sia delle amministrazioni e anche delle società che chiaramente utilizzano gli impianti,
alla fine la soluzione si trova. Il problema del Terracina è un attimino diverso. Già il Terracina l'anno scorso ha dovuto giocare gran parte del campionato a Sabaudia, e quest'anno si ripresentava lo stesso problema per una squadra di Serie B che va a giocare, anche se in un comune vicino, anche se diciamo non a diversi chilometri di distanza, però non poter giocare nella propria palestra, non poter fare allenamenti dove puoi svolgere le partite di campionato. E se ci aggiungiamo anche tutto quello che ci viene poi sotto l'aspetto strettamente economico, gli sponsor e quant'altro, sicuramente è una grossa perdita. E quindi ha dovuto rivedere un attimino le situazioni e rinunciare addirittura al campionato di B1, e chiedendo l'iscrizione al campionato di Serie C. Per quanto riguarda poi le strutture, noi è in corso anche un colloquio un attimino più importante anche con le amministrazioni, perché come federazione stiamo cercando di far capire alle amministrazioni comunali, all'amministrazione provinciale, che è importante che le società abbiano in uso le palestre dal 30 giugno, dagli inizi d'agosto, perché hanno la possibilità di iniziare le preparazioni e quant'altro. Qui ancora qualche palestra le società le riescono ad avere come sia all'apertura della scuola o a metà settembre. Immaginate che tanti campionati anche a livello giovanile a metà ottobre, primi di ottobre iniziano, quindi non riescono neanche a raccogliere materiale umano. Oltre a problemi strutturali c'è anche questo tipo di problema, che però noi come federazione, insieme agli enti preposti, stiamo cercando di far fare dei regolamenti che valga poi per tutte le altre discipline. Anche perché comunque giocare al di fuori della propria città significa anche far, in un certo senso, disaffezionare il pubblico a quello che è lo sport, perché giustamente bisogna anche sobbarcarsi il trasferimento da una città ad un'altra, che siano 10 km o che siano 50 km. Diciamo che il pubblico alla fine è un po'. Sì, come dicevo prima, non è solo un problema tecnico, non è solo un problema a livello logistico, economico e quant'altro, ma è anche un problema tecnico, perché per una squadra che non gioca mai nella struttura dove ci si allena durante la settimana è come gioca sempre fuori casa. Certo, sono tutte trasferte. Chiaro. Ringraziamo il presidente Moni per questa bella chiacchierata sul mondo della pallavolo e noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. E passiamo a parlare di pallamano di Serie A1, vediamo i risultati. Con la vittoria del Gaeta in quel di Palermo per 29-26 contro il Chelona, ha riposato invece l'HC Fondi. Sulla partita del Gaeta contro la squadra palermitana abbiamo sentito Alessandra Aprile, che ci ha parlato di questa, della partita, di come è andata e di quello che sarà il prossimo turno. Andiamo a sentire l'intervista. Alessandra Aprile, finalmente torna la vittoria per la Lupo Rocco, servivano i tre punti sono arrivati. Sono arrivati tre punti finalmente dopo due gare, dopo due passi falsi col Fondi e col Fasano. Diciamo che col Fondi, dopo il Fondi, la bocca è rimasta davvero dal sapore amaro, perché è stata una partita combattutissima e persa solo di misura. Col Fasano, insomma, la gara, l'atteggiamento della squadra non era stato dei migliori, però la gara di Palermo, quindi col Chelona ci serviva appunto per riscattarci su tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda la classifica e sia per quanto riguarda il morale della squadra. Ci siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta, non è stata facile, perché non bisogna guardare solo alla classifica. La squadra allenata da mister Aragona attualmente è l'ultima della classe, non ha collezionato ancora neanche un punto, ma questo non significa nulla, perché anzi i giovani siciliani hanno dimostrato di che pasta sono fatti, ci hanno messo in seria difficoltà, soprattutto nel primo tempo terminato appunto a loro favore. Quindi anche in questo caso la Lupo Rocco ha dovuto tirar fuori il carattere. I ragazzi, diciamo, nello spogliatoio hanno avuto un colloquio con mister Petronievic, che
è riuscito a tirar fuori il meglio da ognuno di loro e quindi poi nel secondo tempo è stata tutta un'altra storia. Il miglior realizzatore Milos Filic è riuscito a mettere a segno una serie di reti, accompagnato anche da Martin Amato, che sta confermando di essere un ottimo giocatore. Entrambi hanno collezionato rispettivamente 9 e 8 reti e nel giro di 20 minuti c'è stato aggancio, sorpasso e poi insomma siamo giunti alla vittoria finale. Bisogna dire però che anche in questo caso la formazione è stata un po' rimaneggiata, la rosa a disposizione del tecnico biancorosso non era al completo. Ricordiamo Andrea Antetomaso che è ancora alle prese con l'infortunio di Fondi, quindi con ancora la stecca al dito, e Pierluca Bettini che era a Palermo presente, quindi ma solo al referto, senza poter scendere in campo per una serie di acciacchi intervenuti in settimana. E anche alcuni elementi che hanno giocato a Palermo, lo stesso Filic in settimana vittima di una distorsione alla caviglia, insomma hanno giocato tutti però con qualche problemino, quindi doppi complimenti ai ragazzi. Adesso si vedrà nel prossimo turno se la squadra riesce a confermare questo andamento positivo, che ha questa dimostrazione di una mentalità vincente acquisita tra il primo e il secondo tempo di Palermo. Sì, adesso inizia una sorta di tour de force, o meglio, una serie di partite in cui i ragazzi dovranno mettere in campo il meglio, perché affronteremo squadre decisamente alla nostra portata, anche se, voglio dire, la vittoria contro Siracusa ha dimostrato che in effetti un po' tutte le squadre possono essere alla nostra portata. Attualmente la classifica, per quanto ci riguarda, parla ancora di penultimo posto, ma con 6 punti all'attivo, gli stessi del Fondi, e soltanto a 3 punti di distanza dalla zona playoff, quindi dal quarto posto. Quarto posto occupato proprio dal Valentino Ferrara, che è la squadra che affronteremo sabato, quindi sarà una partita importantissima che giocheremo in casa, ormai diciamo sempre in casa si fa per dire, perché giocheremo ancora a Pontinia, ma ripeto, è una partita importantissima perché ci permetterebbe un grandissimo passo in avanti in classifica. Bisogna dire che quest'anno, vedendo un po' quella che è la graduatoria attuale, ci sono le prime 3, Fasano, Conversano e Siracusa, che sicuramente, insomma, a meno che grandi sorprese, manterranno la zona playoff. E c'è poi quel quarto posto in palio che io sono sicura che si contenderanno un po' tutto il resto della classifica, delle squadre, probabilmente non il Chelona perché è ancora a 0 punti. Quindi i giochi sono totalmente aperti. La gara sarà importantissima, contiamo di recuperare giocatori del calibro come Andrea Antetomaso, che dovrebbe essere a disposizione, e Pierluca Bettini, che dovrebbe riprendersi dagli acciacchi. Milos Filic sarà totalmente recuperato, quindi scenderemo in campo con la massima determinazione, sappiamo che sarà una partita da vincere a tutti i costi, e probabilmente ci dirà qualcosa in più su quello che sarà, che saranno le ambizioni per questo campionato della Lupo Rocco. Dopo Valentino Ferrara andremo in trasferta a Noci e con quella gara si concluderà il girone di andata, e poi saremo di scena ancora in trasferta a Benevento per la prima di ritorno. Quindi Valentino Ferrara, Noci e Benevento sono gare che dobbiamo assolutamente vincere, o almeno questo è l'obiettivo della squadra, perché con 9 punti in più, ripeto, la classifica potrebbe cambiare e assolutamente di molto. Guardando la classifica, quanto rimane di amaro in bocca per le 2 sconfitte con Fondi e soprattutto quella con Benevento, dove la squadra ha veramente giocato molto molto male? Lo dicevo anche prima, l'amaro in bocca è tanto, col Fondi forse un po' di più,
perché il derby, sappiamo, non ci nascondiamo che il derby ha sempre un significato particolare per tutti, e soprattutto perché la vittoria del Fondi è arrivata soltanto per una rete. C'è stato rammarico, però insomma d'altra parte giocavamo in casa loro, quindi dopo tutto sì, c'è amaro in bocca, però è un risultato che speriamo di poter ribaltare nel girone di ritorno. Col Benevento lì abbiamo proprio sbagliato l'approccio alla gara, era la prima di campionato, i ragazzi hanno sentito tanto la tensione della prima gara, quindi purtroppo insomma è andata così. Si poteva fare sicuramente di meglio, i valori espressi in campo non sono stati quelli che poi sono stati espressi nelle successive partite, quindi ripeto, adesso con 6 punti in più saremmo stati in piena zona playoff, al quarto posto se non al terzo, a pari con le altre, perché avremmo avuto 12 punti in effetti. Però ormai insomma è inutile piangere sul latte versato, l'importante è aver imparato dagli errori commessi e l'importante è sicuramente non ripeterne più. Adesso ripeto, ci sono queste due gare importantissime, poi rincontreremo ancora il Benevento, sappiamo quindi la squadra contro la quale andremo a giocare e speriamo che questa volta sfodereremo tutte le migliori armi a nostra disposizione. E allora appuntamento a sabato, purtroppo ancora al Palasport di Pontinia per Luporocco Gaeta contro il Noci. Sì, purtroppo dici bene, perché purtroppo non possiamo, giocare a Gaeta è un'utopia per adesso, non giocare neanche a Formia, però vorrei, approfitto dell'occasione per comunque ringraziare la società del Pontinia che si mette sempre a completa disposizione con la nostra società, sono amici, quando arriviamo lì a Pontinia siamo sempre accolti con grande affetto, quindi se non fosse per i chilometri che dobbiamo fare ogni volta per andare e per tornare, e per il pubblico che giustamente insomma non può partecipare in gran numero alla gara, devo dire che lì ci sentiamo veramente a casa nostra, quindi ringraziamo la società del Pontinia, e però bisogna dirlo, speriamo di ritornare al più presto a Formia quantomeno, e speriamo che il pubblico venga a sostenerci, perché devo dire che quest'anno, soprattutto con la gara vista col Siracusa, questi ragazzi possono veramente dare tante soddisfazioni, però hanno bisogno anche di un aiuto dall'esterno, quindi del pubblico gaetano biancorosso che torni ad essere presente numeroso sugli spalti di Pontinia, speriamo. E speriamo anche di farmi al più presto. E vediamo come si è aggiornata la classifica dopo la giornata precedente. Il Gaeta recupera altri 3 punti e raggiunge a quota 6 punti il Fondi e si prepara alla prossima gara interna che si giocherà al Palasport di Pontinia per l'indisponibilità ancora del campo di Formia, e ospiterà il Valentino Ferrara, squadra che precede il Gaeta ed è l'altra squadra di Benevento. Con questa ultima notizia di pallamano si conclude la nostra trasmissione, ma prima di chiudere il nostro programma vogliamo rivolgere un pensiero a Enzo Maiorca, che è deceduto proprio nelle scorse ore, il nuotatore e esperto di profondità marine, ci ha lasciato e ha lasciato un vuoto nel mondo del nuoto italiano. Con questa ultima notizia chiudiamo la nostra trasmissione, diamo appuntamento alla prossima puntata di Overtime Sport Hall, sempre sulle frequenze di Telegolfo. We'll be right back.